Gionborno ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. E se c'era un giorno, questo è il giorno della finalissima. State guardando questa serie da circa un mese e mezzo. Avete visto una cosa come tipo 15 puntate prima di questa e ne sono rimasti solamente due. Avete immaginato questa serie come non mai. Avete fatto una cosa come tipo in totale 4 milioni e mezzo di visualizzazioni per tutte le puntate totali. E allora ecco perché uno dei due oggi vincerà, in ordine di non capelli, Tearless Raptor. Hello, salve, come stiamo? Come stai tu? Sei carico? Io abbastanza, dai, mi hai colto un po' alla sprovvista perché doveva essere tra mezz'ora l'impegno, quindi è stato tutto un po' improvvisato, però ci sono. Ma però almeno sei sveglio, abbiamo fatto delle puntate. Sì, no, quello sono sveglio, non come ieri che mi hai fatto svegliare dall'alba praticamente. E poi in ordine di capelli in questo caso abbiamo Airway. Contento di aver trovato, credo, il primo juventino del mio percorso, perché mi hanno detto nei commenti che sei juventino. No, lo ero. Io quando ero bambino tifavo Juve, poi ho smesso di seguire calcio intorno al 2012 e da lì mi sono completamente disinteressato. Ora tifo Südtirol, che è la squadra della mia città. Però c'è una parvenza, diciamo che se ci fosse l'incrocio Juve su Südtirol, posso mettere te. Può esserci, potenzialmente può esserci in Coppa Italia. Ok. Sì, ma non può esserci qui purtroppo. Che poi quando metteranno le squadre della Serie B sarà impossibile. Però noi siamo qui ragazzi per la finalissima. Allora prima di iniziare vi dico qui sotto che in descrizione trovate sia il canale di Airway che il canale di Tearless Raptor. Fateci un salto se non siete iscritti, se vi piacciono i contenuti iscrivetevi. Detto questo, abbiamo 7 partite mm-hmm. E abbiamo Italia in ordine: Italia, estero, Italia, estero, Italia, estero, e l'ultima è Italia. Però oggi non c'è chi entra prima inizia, bensì io adesso metterò in schermata condivisa una schermata qualunque del calcio italiano e voi dovrete dirmi, vi spiego rapidamente chi decide come si inizia. Partirà Airway dovrà dirmi il nome in alto a sinistra, poi Tearless quello al centro, poi Airway a destra, poi Tearless quello in basso a sinistra. Il primo che non saprà il nome avrà perso. Ok. E quindi inizierà l'altro. Vabbè. Same screen, si parte dalla Serie A. No, ho messo rubare, vabbè, non mi importa. Non importa niente. Ok, no, senza rubare. 3, 2, 1, via. Samp, Brasile, Airway. Olè. Quindi, vabbè, chiariamo, questa non vale punti. Non vale punti, è solo per iniziare. È come quando, come quando devi giocare tipo a tedesca, devi vedere chi va in porta. Dodò. Uguale. Partiamo con Dodò. Ok, vediamo se c'è. Allora, credo sia il 92. Sì, 98. Ok, vabbè, Tearless. Brasile, Inter, Ronaldo il fenomeno. Ah, così andiamo? Ma sì, ma sì, tranquilli. No, per forza così, vai. Devo dire per forza Brasile, Verona? Sì. Ok, questa è sorte. Chi hai detto? Raffaele, il portiere. Sai che non avrei saputo né Samp Brasile né Hellas Brasile? Sarà questo? E magari comparirà dopo e adesso. Udinese Samp. Udinese Sampdoria, Duvan Zapata. Udinese Inter, Asamoah. Oh, ti giuro, se li sapete tutti mi incazzo. Fammi vedere cosa c'è dopo. Udinese Verona. Udinese Hellas, Kevin Lasagna. No, vi sto odiando, raga. Atalanta Samp. Atalanta Inter, Bobby Gagliardini. Ah, vabbè, finitela perché, ok. E Verona Atalanta. Tamés. Vabbè, però vi odio. Ho capito, scusa. Allora facciamo Sasso Cardano. Proviamo quello estero. Oio, aveva finito. Chi comincia, Borussia Olanda. Comincia a Tearless stavolta. Ok, Daniel Malen. Liverpool Olanda. Wijnaldum. Olanda Juve. Van der Sar. Mi sa che ci divertiremo in questa. Non iniziamo. Attenzione, Svezia Borussia. No, non voglio perdere troppo tempo qua, potrei provarti a dire uno che finisce per Enson. Dai, guarda, Augustinson esiste? Sì, è un terzino che ha giocato in Bundes, ma non c'è neanche. Mi sa che non ha giocato al Dortmund. Sì, è molto probabile. Augustinson oppure No, non lo trovo. Non c'è neanche. Lì ce n'è un altro. Vabbè, dai, partirà lui, non lo so. Partirà. Che altro se no, secondo me... No, va guarda, bene. Cioè... Lo sapevi? No, Svezia Borussia non lo sapevo, ma così come non sapevo né Samp Brasile né Hellas Brasile. Quindi è andata bene problema. Che hai iniziato tu, perché se avessi iniziato io avremmo finito subito. È la prima cosa che non sapevo. Andiamo. Allora partirà Tearless, same screen, play again, non si ruba. Si va sulla Serie A, Milan, Lazio, Atalanta in orizzontale, Romania, Juve, Senegal in verticale. Volete giocare? Sì. Si può fare. Bah, bravi voi. Se dico sì con lui è... Bravi voi, vai. Vabbè, Tearless. Milan Senegal, Fauté, sì. Ballo Touré. Oddio.
Ce n'era un altro di carino, c'era anche Mbaye Niang, venuto in mente dopo. Mamma mia, comunque. Allora, ragazzi, qui andiamo. Adesso è tutta tattica, adesso è tutta tattica. Certo che tattica. La finalissima, ragazzi. Il problema è che qui ho un avversario contro che se penso che lui non sappia quella cosa, 99 su 100 la sa. Eh sì. Non è così in realtà, credimi. tanto sopravvalutato, cioè lo ammetto, un po' di conoscenze randomiche, ma non sono... Mi mancano molte cose base. No, vabbè, ma... Oh, secondo me invece sia dei più bravi, sia dei più bravi in assoluto del torneo. Ne sai. Allora, guarda, ci penso solo per dove iniziare esattamente. Sì. Quello, non voglio sprecare questa possibilità, anche se parto a secondo. Vabbè, fammi... Sì. Con Juve, Lazio, Candreva, andiamo easy. Ok. Vero che Candreva ha fatto quei sei mesi? Sì, ho visto anche un suo gol a uno stadio di una bellissima Juve-Siena. Mia prima partita allo stadio, tiro da 30 metri, 3-0 Juve-Siena, finisce 3-3. Mia prima meraviglioso partita della Juve vista. Senegal-Lazio, Keita Balde. E io potrei essere così malato da sapere Senegal-Atalanta. Ce l'hai? Credo. Tra me. Mamma mia, vediamo se... poi chi cazzo è però? Aspetta, lo controllo. Bucari. Se non è, se allora, giusto. Non so chi sia, però vabbè. Io non lo avevo, mi sa che avrei sbagliato perché avrei detto Mustafa Sissé, ma credo sia del Mali ora che ci penso. Quindi vado con Milan Romania per chiuderti la diagonale. Tatarugiano. Ok, io devo andare per forza con Juve Milan Bonucci. Quindi Juve Atalanta Muratore. Madonna mia. Madonna, Simone Muratore. Fuori 2 anni, ora è ritornato, è svincolato. 8 milioni di euro è costato. Allora, qui basta che ne dico una e finiamo in... Sì, in realtà questa finisce pari, cioè... Sì, dimmi Radu, Romania-Lazio. Sì, ma in realtà anche perché... se non ne dicevi nessuna, perché penso che nessuno poteva fare... No, ma a prescindere, sì, non possiamo fare tris in questo momento, quindi... Sì. Vuoi dire Atalanta-Romania per mostrare i tuoi lo skills? Lo saprei anche. O andiamo lo sapresti? Lo lascio, sì. Io ce l'ho, allora, cioè avrei detto tipo un Mihaila che magari, bravo, per sbaglio ci è passato. Fine, immediatamente, proprio... sì, è giusto. Ok, no, ma... è l'unico che mi sembrava ci fosse passato, altri non mi venivano in mente. Allora, giocare lì, ma... allora avete pareggiato la prima, si va subito su European League. Ok. Allora, eccoci qua. Tocca a te, Airway. Parte Airway. Allora, Marsiglia, United, Barcellona, Roma, Svezia e Real Madrid. Giochiamo? Mi tocca. Sì, oddio, aspetta. A parte che basta che dica sì lui. Giochiamo, no, dirless. In realtà se ci sei io ci sto. Dai, ci sto, andiamo. Vai. Mostriamo con orgoglio di saperne. Parto prova. Io? Sì. Ok, visto che potrebbe esserci qualche vuoto. Io ne ho uno di vuoto. Le altre meno male riesco a riempirle. Una mi manca. E sarà, Svezia-Marsiglia, mi auguro. Esattamente, Svezia-Marsiglia. Non la so minimamente io. Allora, ok. Partiamo da Ibra, Svezia. Manchester. Io ho pensato a Lindelof, manco mi è venuto in mente Ibra. Andiamo benissimo. Dovevo dirlo. Roma Barça, sì. Julie. Mamma mia che nome, Ludovic Stende Julie. I sottici. Mamma mia che nome, Julie, oddio. Ah, io qui ho paura di fare una gaffa. Perché farla? No, allora, seriamente. Andiamo con Real Madrid. Anzi no. Fammi con Svezia, Barcellona, Ibra. Giustamente. Sì, però anche io è una mossa stupida. Adesso dovresti sapere Svezia, Marsiglia. Sì, no, e secondo me, a occhio e croce, Ibra non ci ha giocato. No. Per me è stato un errore anche metterlo lì, però vabbè, dai. Ah, lascio temporaneamente vuoto Svezia, Marsiglia, perché non ce l'ho proprio. Quindi vado con Roma, Olympique, Marsiglia, Under. Yeah. Roma, Manchester United, Smalling. Sì. Ok. Vabbè, qua classicone United Real Beckham. Sì. C'è proprio il più scontato. Allora, qui il discorso è che potrebbe finire in pari, a meno che non so cosa potrebbe succedere. Real Madrid Marsiglia Zidane. Sbagliato. Okay. Avrebbe giocato nel Metz. Oioia, che brutta questa. Questa quasi vale il punto tolto. Allora, io qua sto per dire forse una cavolata gigantesca, perché non mi viene in mente nient'altro, ma Marsiglia Real, la Sanà Diarra, possibile? Bravo. Giusto. Minchia. Allora, Real Barça, anche qui facile, scontato, neanche troppo. Sai che, cioè, però sono quei derby, cioè quei derby, non è un derby, però c'ho un nome che però ho paura che se lo canno, sì, bello dire. Però ti conviene tentarla lì, perché a meno che tu non sappia Olympique Svezia. No, Real Madrid Barcellona, prova a fare Saviola. Allora, io non lo so se hai ragione. Bravo. Minchia, complimenti. Bravo. Non faccio, lo so. C'era giusto Luis Figo
Ronaldo il fenomeno. No, Ronaldo il fenomeno. C'era giusto Samuel Eto'o. Cioè... Eto'o, e fai a me, praticamente Eto'o. E lui ha detto Saviola. Ho rischiato tanto. Poi quella roba di Zidane, mamma mia. Vuoi provare a buttare Marsiglia Svezia, Tirles? È l'ultima che puoi fare, tanto non puoi fare altro. Un tentativo, poi lo fa ce lui. Ce la stiamo giocando lì, quindi devo farmela venire in mente. Dato che chiunque indovini lì se la porta a casa, è stata bella. Io ancora non ci ho proprio, non ci ho neanche pensato all'ipotesi di fare Tris così. Ho in mente una faccia. Beato a te. Però non sono sicuro, cioè non ricordo il nome. Sembra fosse un centrocampista, biondo, super biondo. Diciamo vabbè, che svedese in effetti. Giochi facile, cioè lo pisa biondo nella Svezia. Ho paura, vediamo un po'. Se lo indovini sei un fenomeno. Chi lo indovina o spara a cazzo. No, non ho il nome, prova Augustinsson, ti rubo Augustinsson. Ma non c'era già prima. Ma magari giusto, proprio non c'è, benissimo. Non ce l'ho, passo la palla. Ok, guarda. Ultimo tentativo se lo vuoi fare tu. Ma che devo dire? Magari dici un nome a cazzo e lo prendi a culo. Guidetti. Jonathan Guidetti. Dai, sbagliato. No, sbagliato. No, allora non li conoscevo. Però dovevate sparare a caso. C'era un Anderson, Gunnar Anderson, e poi c'era un Magnusson. Anderson, ok, no, non era nessuno dei due. Dall'altra parte, ma non è lui quello che dici tu. Melberg? Perché è morto questo Anderson nel 69. Melberg aveva giocato al Marsiglia. Secondo me no. Te lo controllo immediatamente. Pensando a tutti gli svedesi. No. Però male. Perché stavo sparando a caso, potevo dire lui. Allora, guardate, abbiamo finito anche la seconda partita in parità, quindi torniamo sulla Serie A. Giochiamo di nuovo sullo 0-0 per tutto il tempo. Sì, torniamo sulla Serie A e piccola change, inizia quello che ha iniziato adesso. Ok. Perché se no inizia sempre uno sulla Serie A e un altro sull'Europa. Giusto. Quindi adesso inizia Airway, sì. Senza ladrate, Juve, Milan e Udinese in orizzontale, Atalanta, Sassuolo e Senegal in verticale. Jugamo? Sì. Tanto basta che dica sì lui. Sì, vai. Perché? Scusa, cioè, perché se tu non vuoi io sono disposto a cambiare. No, perché basta che uno dice sì. In finale è giusto che se uno se la sente vada, secondo me. Sì, giusto. Vai. Vabbè, andiamo. Tocca a te, Airway. Allora, interessante. Raga, ma Milan-Sassuolo vale Berardi dopo 100 anni in cui l'hanno affiancato al Milan per l'eternità? Berardi potrebbe valere anche a Juve-Sassuolo. Sì, è vero. Ok, allora, qui tocca la solita regola. Pensiamo a dove cominciare. Ok. Che magari c'è qualcosa che non si sa. Allora, di solito chi parte al centro potrebbe avere dei vantaggi. Andiamo, Sassuolo, Milan, Matri. Bello, il Mitra Matri. Matri, esotico. Vabbè, allora io sto pensando in basso. No, allora, volendo, perché se tu vedi una messa al centro devo puntare o su una riga o su una colonna, devo capire quella che mi conviene di più. Vado con Senegal-Milan, Mbaye Niang, l'altro che ho citato prima. Non è una mossa che condivido appieno, però ci sta. No, perché secondo me quando la mettete lì, tanto me l'ha fatta, quindi vi schiacciate. Cioè, un conto è giocare laterale, che avete due fronti su cui giocare. Se la mettete lì o fate la linea bassa, oppure è buttato, capito? Sto puntando sulla linea bassa nella speranza che lui non sappia le altre due. No, quello ci sta. Allora, Atalanta, Juve, Demiral. Bellino. Quindi chiudo la diagonale. Mi sembra che fosse venuto fuori, non ricordo se in semifinale o ai quarti, Senegal Udinese, Koulibaly. Eccolo qui. Mamma tu. Senegal non c'era, tipo. Sono scritti in maniera diversa, mi pare, non lo so. Koulibaly è un cognome che viene scritto in 6 modi diversi. Allora, Senegal Juve, sei stato proprio tu a dirlo, credo, in un vecchio episodio. Armand Traoré. Sì. Attenzione. Niente, allora, Atalanta Udinese, prima ho detto Zapata, ora vado col suo compagno di reparto, Muriel. Però in questo modo tu puoi chiuderla con Juve Sassuolo. Attenzione. Sassuolo Juve, tanto per non andare troppo lontani, Matri. GG. Abbiamo il primo 1-0. Ma ne sai parecchio anche tu, Ne sai parecchio anche tu. Abbiamo il primo punto. Però, e mi spaventa questa cosa. Abbiamo il primo punto. Tra l'altro, ecco, nice. Devo dire, avete fatto bene a lavorare adesso, in questo caso Airway, su Matri. Ci sono nomi molto esotici, cioè molto, molto, che hanno fatto tantissime squadre, tipo Matri. Ce n'è anche un altro che qui ci stava su due posizioni, che non vengono mai chiamati, che hanno girato 26 squadre di Serie A, eppure non li chiama mai nessuno, non so per quale ragione, che se li spari a caso lo prendi. Alcuni, sì, Mario. Ah, sì, ci sono quei due o tre che hanno fatto il giusto. Sì. Allora, siamo 1-0 in questo momento per Airway. Si va di nuovo a schermo condiviso. Si va stavolta in Europa e si va con Tirless. Ok. Abbiamo Manchester City, Barcellona, Roma, Ajax, Juve, Inter. Quarta partita. Adesso Airway, catenaccio.
Non sarebbe stupido. Vabbè, allora, porca miseria, sai che c'ho il vuoto? Vabbè, no, niente vuoto. Partiamo dal centro. Juventus Barcellona, Zambrotta. Eccolo. Provo a replicare la strategia di partire dal centro. Peccato, avrei voluto vedere un'altra cosa al centro, però va bene uguale. Inter Roma, Nainggolan. Sì. Onesto. City Inter, Kolarov. Sì. Non era parecchi qua. Ajax Roma, Kluivert, Justin. Bravo. O Stekelenburg. Mamma mia, Martin Stekelenburg. Bravo, bravo, bravo. Juventus Roma, Marco Motta. Perché? È frustrante. Juve City, Danilo. Giusto. 91. Ok. Giusto, giusto, giusto. Qua bene o male mi sa che sarà anche tosta chiuderla. Sì. Inter Barcellona, Ronaldo. 76, vero? Oddio, boh. Ma forse 74? Non lo so, non ne ho idea. Mi sbaglio 70... sempre, però. No, 76, se no sarebbe quasi 40 anni, no? Ajax Barça. Giustamente. Vuoi giustamente mettere Ajax City? Ah, no, realtà, per forza no, devi metterla, perché se non la sai... Ah, cazzo, è vero, è vero, è vero. Picchio. Io anche lì... tranquillo per il pareggio. Anch'io ero convinto fosse pareggio, non ci stavo proprio pensando ad Ajax City. E comunque la tristezza più grande è che non avete messo Ibrahimovic a tutta la corsia centrale verticale. La corsia centrale è vero, si poteva fare. Ma è meglio, è più bellino, è colorato, più Ajax City. Pensiamoci bene. Mio Dio, che vuoto incredibile. Chi lo dici? Questa è brutta qua, non ho idee. Sto pensando anche andando un attimino indietro negli anni, ma non mi viene proprio. Ajax City. Per me è tipo uno facilissimo che non ci sta bene. No, non è facile per niente. Meno male. No, è sbagliato sicuro. Provo perché non mi viene in mente niente, ma sarà sicuramente sbagliato. Vai. Affellai. Oh mio Dio. No, no, già dal PSV. No, è sbagliato. PSV era. Ci penso un po', però sì, non troppo per non renderlo, per rendere una finale giusta, dai. Se ci penso troppo, poi magari pensando a qualche olandese, dici. Sono anche quei nomi all'estero che ne hanno girato un po' tante, però di certo non all'Ajax. Dammi un nome. Sì, sì, te lo do subito. Ma provami giusto l'unico olandese che sta ora al City. Nathan Ake, giusto? Nathan, Marley è il nostro team. Sbagliato. Allora, qua dovevate proprio sparare, ragazzi. Cioè, perché Roy non sapevo... Makaay, ti avrei detto. No, no, no. No, 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 aspetta, non lo so. Se vuoi lo provo. Non ho più pallida idea. Lo provo? Tanto non l'avevo ancora. Tanto... No. No, tu vuoi provare? Hai Feyenoord, mi sa. Guarda, ma solo 15 secondi di tempo, ma non di più. Perché se no non è giusto. L'Olanda non è proprio terra. Lì su, più sul Portogallo. Andavamo sul Benfica. E ci sarà. Beh, raga, secondo me, io non ricordavo avesse giocato al City, per dire, perché che no. Dai, che devo sparare nomi esotici proprio per dire c'è un tentativo o meno, ma dai, non mi viene, dai. Prova Zabaleta per ridere, solo perché so che ha giocato Zabaleta al City. Uno Zabaleta. Ok, no, allora ve lo dico, era lui, ma non sapevo avesse giocato. De Jong. Io non mi ricordavo avesse giocato al City, era il City quello di merda. Io non me lo ricordavo nell'Ajax invece. Allora, cinque partite bruciate, cioè finite 1-0, ne mancano due. Si torna sulla Serie A e inizia No, aspetta, mi sa che abbiamo sbagliato il numero. Siamo a 4 partite. Questa è la quarta, quella che dobbiamo giocare. Sì, guarda, perché se in Serie A è la quinta. Allora, no. Sì, abbiamo fatto un... Oddio. Quante partite abbiamo fatto? Ho iniziato io, quindi ho fatto Serie A. Questa qua era... No, questa era la quarta, per forza. Abbiamo fatto Serie A, Europa, Serie A, Europa. Quindi ora è di nuovo Serie A, tocca a Airway, teoricamente. Ok, tocca a Airway, ne mancano tre. Abbiamo cambiato soltanto l'ordine di inizio. Esatto. Sì, sì, quindi Serie A, sì, tocca a Airway e ne mancano tre alla fine. Sì. Ok, senza alcun cambio. Lecce, Milan, Monza, Atalanta, Bologna, Napoli. Penso se... Tanto basta che lui dica, ovviamente... Tearless, giochiamo? Se volete. Io qui sarei più per evitare, però... Dai, no, se vuoi evitare, evitiamo. Dai, cambiamo. Vabbè, volete cambiare? Cambiamo. Sì, sì, era Bologna-Monza che mi mancava. Io forse potevo averla. Allora, prossima partita: Lecce-Inter, Bologna-Monza-Romania-Atalanta. Ma che benissimo, è peggio di quella di prima. Volete giocare? Volete giocare? No, l'abbiamo tolta prima, togliamola anche vostra. Ci sentono. Vai, Roma, Juve-Inter, Argentina-Brasile, Verona-Mon. Ve potete lamentare, però, eh? Va bene. Va ok, bene. No. Airway. Okay. Ah, sì, tocca a te, è vero, è giusto, tocca a te. Sì. Allora, qui andiamo da Danilo Brasile. Danilo Brasile Juve. Ok. Roma Argentina. Samuel. Ah, vabbè, sì, va bene, anche lui, tanto vanno tutti bene. Tutti gli argentini che abbiamo avuto, ho amato. Airway. E facciamo una bellissima. È bellissima, non è? Giusto per dire.
Ma guarda, cioè, sto provando, cioè, lui le sa tante, quindi anche lì stare a trovare il punto. Anche tu le sai, quindi alla fin fine è soltanto chi è più bravo a giocare a Tris, e io non sono capace. Ma guarda, con te quel Nigel De Jong andava sfruttato, cioè proprio se lasci un punto debole bisogna attaccare. Dai, allora andiamo su Argentina Juve Tevez, dai. Dando per scontato. Devo giocare in difesa, quindi sarò per sempre offeso che non avete nominato Paolino. Vabbè, io no. Voglio. No, si dice. Porca miseria, no, stavo per dire. No, invece è giusto. Juventus Hellas, Romulo. Oddio, che nome! Stavo pensando a Rubinho, ma non sono sicuro se Rubinho abbia giocato nel. Secondo me sì, però non lo so. Non lo so neanche io. Io qui, ovviamente, Verona Roma, se no mi la prendi in quel posto. Kalinic. Giocato nella Roma Kalinic. Sì, ha fatto anche 10 gol. Bestia, l'avevo rimosso. Sì, potevo dire Turbe, ma voglio un pochino più bene, forse. Sì, ma se dico questo. Beh, veramente potevi dire anche. Ma Kalinic non che abbia fatto così bene. Comunque potevi dire anche Kumbulla, che è un altro che Kumbulla, c'era cioè Borini. Ho pensato a non farti Borini, male. Sì. Borini. Yes. Vabbè, Argentina-Inter, andiamo con la scontatezza. Sì, Lionel Messi, no, Zanetti. Vai con Zanetti. Ovviamente Paolo Zanetti, no. Paolo, sì, chiaro. Palese lui. Qui vado su Brasile... Inter, Juan Jesus. Vai. Vabbè, te lo copio. Infatti Roma, non è Juan mai Jesus. Una mossa intelligente. Vabbè, ma ne avrebbe trovati altri. Sì, beh, ce n'erano un'infinità. E niente, è pari anche questa. È pari anche questa. Di Marco. Ok, pareggio. Mancano due partite. E deve partire lui. Deve partire lui. Mm-hmm. Sì, a prescindere, comunque doveva partire lui. Si va quindi su dividi schermo, si va su estero. Europa, yes, sì. Sì. Europa, quindi ci siamo, orizzontale, attenzione, Arsenal, United, Atletico, verticale, Argentina, Chelsea, Serbia, rapidamente, se vince Airway è campione, se vince Tirless vi giocate tutto all'ultima, se pareggiate l'ultima potrebbe valere il pareggio per Tirless e partirebbe ancora Tirless, chiaramente. Okay. Se invece questa la pareggia Tirless, l'ultima la parte Airway perché è stato recuperato. Tocca a me, quindi. Decisione che, vabbè, dai, io qualche dubbio, ma andiamo, dai. Vai. È giusto così. Devi già andare. No, più che altro io sto cercando una combo Serbia-Arsenal, perché poi per lo United e per l'Atletico ce le ho, che sono un po' più oscure. Quindi dovrei farmi venire in mente Serbia-Arsenal, ma attualmente non mi viene. Quindi Serbia-United, Matic. Sto Matic, è stato ovunque. Dire così, molto giusto. Va bene, qui bisogna pensare a delle cose subito. Che è stata forse una pessima idea. Pure secondo me. No, partire invece no. In realtà sì. Per me è la migliore invece. No, per me no. Vabbè, vedremo. Cioè, se ti muovi bene è la peggiore. Sì. Ma se ti muovi bene, però lui è iniziato, quindi... È quello il punto. No, per me è fatto benissimo. Proprio speravo che tu lo facessi proprio quello. Nel frattempo, ci sto pensando un attimo, perché poi dopo le altre te le dirò, penso, ora più rapido. Sì, un minuto, 30 secondi. Sì, non troppo, ovviamente, certo, ci mancherebbe altro. Mamma mia, sto... Anche lì non posso permettermi di fare un errore, perché mi è venuto in mente quello, perché so che se gli copro quello sto in chill tutta la partita, però non posso. Io mi sono proprio incastrato invece. No, non credo. Dai, non ho Serbia Arsenal, perché ho Serbia Atletico, ma non ho Serbia Arsenal. Quello è il problema. Ti è venuto in mente o hai schiacciato una zanzara? Non ho visto. Ho schiacciato una zanzara. Ok, sì. Una zanzara. Dai, allora andiamo, senza perdere troppo tempo. Da Chelsea, United, Matic. Basta! Ho capito! Non mi fa... Allora aspetta regà, scusatemi, allora mi era crashata la connessione, ho perso lo sfogo di Airway. No, ha fatto, ho capito, e non mi fa... Era per Lukaku. Ok. Vabbè. Quando uscirà questo video, secondo me. Chelsea Atletico? Sì. Mi sono bloccato, dammi un secondo. Ciao Felix, vabbè, vai con quel nome semplice, Ok. Avevo in mente un'altra persona. Arsenal. Sì, Arsenal, scusa. Argentina, Atletico, De Poli. Attenzione, okay. Si gioca su Serbia Arsenal. Tanto per... Vabbè, mi copro intanto Serbia Atletico con Gerbic. No, assurdo. Ma sarebbe bello potessi sapere qualcosa. Allora ho fatto proprio la cavolata a partire lì. Non era serbo. Pensavo anch'io. Bene, erroraccio. È croato. Benissimo. E niente, allora devo giocare in difensiva. Aero, hai detto qualcosa tu? No, ancora no. Ah, ok. Però ti dico sicuramente Argentina Arsenal Emiliano Martinez.
Bello. Ok. No. Vabbè, Argentina United, l'abbiamo citato prima. Tevez. La X brutta da... Bella, dici, ce n'hai due. Però penso solo l'altra. Quella che non serve. Ricchio. Che famo qui? Il brodo. Io sappi che le due in basso non le ho. Io so il croato dell'Atletico, ovviamente. Sì, croato dell'Atletico, mi veniva in mente a me un altro. Ma è croato per l'appunto. A me veniva in mente anche il montenegrino dell'Atletico Madrid, sì, ma non il serbo. Esattamente. No, il serbo sarà una roba astrale. Vabbè, allora intanto per essere onesti vado su Chelsea Arsenal, andiamo su Jorginho. L'unica mossa da inutile. Qui c'è da pensare allora, bene, ma... C'era un giocatore serbo che ha giocato in Spagna, tanto era altissimo. Ante Zigic, prova con l'Atletico. Mi sa di sì. Non c'è Zigic, quindi vuol dire che non ha giocato lì. Boh, allora, o siete veramente forti o io vi assicuro che non li sapete. Non li so. Dell'Arsenal... Ci penso, guarda, solo perché devo pensarne a due, ma anch'io sono in difficoltà. Io ne avevo uno bosniaco dell'Arsenal, che però ovviamente non conta. Chissà qual è più facile dei due. Vuoto cosmico. Oddio, che Arsenal c'è da pensare? Al passato, al presente? Penso proprio di no, nessuno del presente di questo. Ma raga, ma tanto non lo sapete. Vi assicuro che potete pareggiare. Sì, guarda, forse ne avrei un no, altro da pensare. No, ve l'assicuro perché serbo Arsenal non lo trovo manco su internet in questo momento. Ah, buono. Ce n'è uno che mi viene in mente, forse da provare per l'Atletico, ma... Chi è che sta? A me? Fai un tentativo? Mi fai provare Nastasic? Dove? Serbia Atletico, però, ma guarda, non so manco da dove vengo. Sbagliato. Infatti, ci avevo sperato, si illumina di blu. Aspetta, mi era venuto in mente, mi è già scappato. Prova Kedzman con Serbia Atletico, ma non penso che abbia giocato lì. Ha giocato al Chelsea, sono sicuro. Come cazzo si scrive? Questo. Okay. Sì. Giusto! Aspetta, però il triste... Ah, vabbè, sì, no, non è triste. No, non è triste. Era giusto Kedzman. Non è triste, vabbè. Vabbè, cioè, abbiamo invertito i turni per sbaglio, comunque. Okay. Vabbè, comunque... Cioè, come, che si fa ora? Niente. Tu avresti saputo Arsenal... Tu l'avresti saputo? No, tu dico no, Arsenal... Allora io posso anche dire che c'avevo due match point, li butto. Sì, no, anche perché se vuoi provarci, sì. Ma... No, ragazzi. Comunque, quel Zigic che dicevi non ha mai giocato dove hai detto, ha giocato al Valencia e si al chiamava Valencia. Nicola Zigic. Non so nemmeno se sono Nastasic, a me me la serbo. Non so, Nastasic penso di sì, sai. Allora, sì, Nastasic è serbo, 4. Però ha giocato, sì, non ha giocato mai in Spagna se non al Mallorca. Ah, vabbè. Allora, abbiamo l'ultimo. Il serbo dell'Arsenal quindi non esiste. Ragazzi, io non l'ho trovato. Cioè, no. Dopo, a fine partita, dopo cerco perché non è possibile. Calciatori serbi dell'Arsenal. Allora, non so perché continuo ad aprirmi. Mitrovic, che non ci ha mai giocato. Despotovic, che non ci ha mai giocato. Sì. Vabbè, dopo si vedrà, dai. Dopo guardiamo perché ho la curiosità. Anch'io. Vabbè, allora è l'ultimissima partita. Serie A deve partire Tirless. Attenzione. Attenzione perché? Perché Airway è a una vittoria o a un pareggio dalla vittoria. Però Tirless può ancora riprenderlo. Attenzione. Allegri si caga addosso nel momento. 3-2-1. Torino, Inter, Juve, Roma, Senegal, Salernitana. Giochiamo? Fare. Giochiamo. Airway. Va bene, dai. Va bene. No. Tanto non sta a me. Tirless. Ok. Inter, Senegal. Sì. Keita Balde. Ok. Ok, mi era venuto uno che non ce l'avevo. Partiamo da. È importante questa scelta. Vai. Salernitana, Juve, Candreva. Giusto. Ok. Juve, Senegal. Armand Traoré. Senegal, Torino, Dembasek. Ce l'avevo. Bene. Speravo non lo avessi. Juve, Roma, Marco Motta. Di nuovo. Perché mi è piaciuto questo ritorno. Ci devo pensare bene perché... Credo di averlo anche avuto un po' di volte al fan, quindi è una roba recente. Dovrei provare? Penso per evitare di dire la boiata, perché secondo me... No, ci sta anche perché grossi tris, non su quella linea o su quella verticale, non li puoi fare. Perché era una mia idea di partire da Roma-Juve prima, non l'ho fatto, per ripagare. Allora, ragioniamo bene sulla rosa. È tutto qua, la partita si decide qua, perché se non lo sai, perdi. Se lo questo sai... Evra spazzala. Esatto, è così, è perché poi se lo sai lui deve... Spazzala. È così, perché poi lui deve. Poi, se la sai, lui ti deve chiudere Salerni dalla Inter. Tu gli chiudi Inter Roma e è finita. Cioè, quindi è tutto qua. Il futuro della vittoria di un torneo durato circa 50 giorni. Mamma mia, con quale nome dovrei chiudere? Ci penso il giusto perché non è giusto. Sto troppo. Io me lo so che ha giocato alla Salernitana, ma non so se ha giocato al Torino. Questo so che lo sai. Penso di sì. Attenzione, momento cruciale. Mi do veramente 15 secondi, poi dico quel nome che ho in ma testa. Sì. Io te li sto
sto cronometrando. No, è giusto, è giusto. Momento Mazzarri proprio. Esatto. Vai. Federico Bonazzoli. È giusto. Bravissimo. Attenzione, bravissimo. Poi ho detto anche una boiata, perché con questo qui tu puoi addirittura fare 2-0 in chiusura. Bravissimo, Bonazzoli, io avrei detto Simone Verdi, che era giusto anche lui. E anche collegato al mio fantacalcio, che tutti e due li ho avuto. Vabbè, tanto come è finita, qua non posso più vincere realisticamente, quindi uno, applauso, due, Salernitana-Inter, Lorenzo Pirola. Mamma mia. Per chiudere come hai iniziato. Torino-Roma. Iago Falchi. GG. Abbiamo un vincitore. GG. Dopo 1.840 minuti di gioco in tutte le partite, abbiamo un vincitore. Bravo davvero, bravo. Bravo, bravo, no, bravo. Cioè, hai tirato fuori dei nomi che a me non venivano, non sarebbero mai venuti in mente, quindi complimenti. Siete comunque bravo, per distacco i due più bravi del torneo. Parola al vincitore. Non mi sono scritto niente, perché ho detto io arriverò qua per prendere di santa ragione. Ho detto quello magari ha fatto lo sborone, è arrivato fino in finale, arriva lì e poi prende le mazzate. No, vabbè. Ho vinto. Bravo. Ho vinto io. Yeah. Ciao mamma. Giusto, ma ciao mamma. Posso dire solo... Ho vinto. Ho letteralmente vinto. Ho vinto ciò che credevo di non poter superare. E tutti nei commenti la chiamava, la vince lui. Sarà per visto, le durate, visto. È arrivare da underdog è meglio, te la godi con più tranquillità. Esatto. No, però è stata veramente bella, raga. È stato veramente bello. Le semifinali e finale sono state partite super equilibrate, toste. Quindi complimenti a anche tutti quanti. Anche perché ne sapevi una cifra, hai tirato fuori una serie di nomi incredibili. Perché cioè io funziono strano, magari ti tiro fuori il nome idiota, ti tiro fuori il giocatore di Gibilterra, ma non mi viene in mente la base. Dico la verità, secondo me sono stato lievemente fortunato, perché potevo uscire qualcosa ancora di più esotico. Che vedendo i tuoi video, cioè quelli dei tuoi episodi, alcune proprio... Cioè, quello può essere, però comunque fermo. Cioè, devi comunque rispondere, devi comunque saperle. Certo, 7 turni, è lui. Lunga, però un po' di dose di fortuna c'è stato. Magari usciva, è tipo quella Bosnia che sapevi, che hai detto oddio. Sì, esatto. Su Serbia Arsenal, Serbia Atletico, lì. Sai che sto cercando in questo momento i giocatori serbi della Premier League? Chiudiamo una lista intera. Con l'hashtag del giocatore serbo dell'Arsenal. Sì, ma noi non lo diciamo, io voglio che lo diciate voi. Se lo sapete nei commenti qua sotto, esatto. Dovete dirci se sapevate un giocatore serbo dell'Arsenal. Perché ragazzi, veramente ci ha mandato tantissime in difficoltà. E allora io vi dico, innanzitutto faccio i complimenti a tutte e due, a Tirras che arriva secondo, ad Airway che vince ufficialmente il torneo del Tiki Taka Toto Challenge. Poi noi ci rivedremo, perché io vi sfiderò io in prima persona nei prossimi video a Tiki Taka Toto, quindi mi metterò in gioco contro il primo, il secondo e i due semifinalisti. Iscrivetevi ai loro canali, mi raccomando, trovate qui sotto tutto in descrizione. Bucia la lalla, ciao a tutti, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.